Educare alla legalità. A Roma una notte bianca ha illuminato le aule del Tribunale. Però per noi c'era Dorotea Gammardella. Il rispetto della legge appreso da giovani difficilmente si perde da adulti. Con questo spirito si è rinnovata quest'anno la notte bianca della legalità. Siamo al Tribunale di Roma, in 2500 la maggior parte studenti e insegnanti da oltre 50 scuole del Lazio hanno affollato il piazzale, trasformando un luogo di sentenze e rigore in un posto di gioia, musica, entusiasmo, desiderio di onestà. Molto spesso veniamo classificati appunto come un paese privo di regole, però se ognuno nel proprio piccolo comincia a seguirle si può cambiare qualcosa. Se io non rispetto la legge non sto rispettando me stesso. È facile essere onesti? Per niente. Però credo che ogni persona debba avere la capacità e la facoltà di decidere per se stessa e comunque scegliere di seguire la legalità, perché è una cosa giusta da fare. Io vedo tanti giovani, miei coetanei, che hanno voglia di cambiare, hanno voglia di rispettare le regole e hanno voglia di tra virgolette di scendere in piazza e cambiare questo paese che non ci rispetta. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Politici, magistrati, avvocati, personaggi dello spettacolo, tutti insieme per avvicinare i ragazzi al mondo della giustizia e farli arrivare un messaggio importante: la legalità è un valore attuale nonostante le piccole e grandi furberie da cui siamo circondati. Le disfunzioni etiche e illegali hanno sempre un costo che prima o poi viene a galla, e quindi chi commette un'illegalità alla fine perde, non è vero che vince. Chi timbra un cartellino e non va a lavorare è chiamato furbetto, non delinquente. Anche su questo si dimostra che anche bisogna coniare dei neologismi per trattare queste persone. Sì, sì, è un percorso molto lungo, ma se non si inizia dai ragazzi non si arriverà mai. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno. E così nelle diverse aule si tengono lezioni di giustizia e rispetto delle istituzioni senza retorica, in modo fresco, diretto. Una vera maratona tra tavole rotonde, dibattiti, visite guidate, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche. Il tema legalità è affrontato a 360 gradi, dalla criminalità organizzata alla corruzione al bullismo, ancora videogioco consapevole, immigrazione, azzardo, droga, anche l'occupazione delle scuole. Spiegava che bisogna capire per cosa si combatte e se ne vale la pena. Cioè non è che vai lì a occupare una scuola senza sapere, solo per fare i danni praticamente. Che valore hanno iniziative del genere? Enorme, sono fatte per dare una percezione della legalità come di qualcosa che sia l'unica strada. I ragazzi acquisiscono la consapevolezza che le leggi servono per proteggere i più deboli, cioè loro. È una bella semina questa, bello incontrare questi ragazzi che vengono in maniera seria ma a volte anche scherzosa, come abbiamo fatto noi con un gioco, ad approfondire le tematiche del rispetto della legge, il tema della legalità, rispetto delle regole. La giustizia no, non è solo un'illusione. Alcuni studenti mostrano orgogliosi il codice civile e la medaglia conquistati in una versione speciale dell'eredità tutta a tema. Hanno vinto loro, ma in realtà hanno vinto tutti i partecipanti a questa iniziativa, veicolo di valori e di cultura. Forse una goccia, ma preziosa, perché, come diceva il giudice Caponnetto, la mafia teme la scuola più della giustizia. Si chiude in bellezza tra le note e la convinzione che è tempo che la musica cambi. Pensa, che poi